Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Si è da poco conclusa la 23esima edizione di Amici, regalando al pubblico un'altra stagione di successo straordinario, con ascolti record e risultati eccezionali per gli allievi. Tra questi, i cantanti Mida e Holden hanno conquistato dischi d'oro e platino, confermando l'importanza del programma nel panorama musicale italiano. Tuttavia la vera protagonista di quest'edizione è stata Sara Toscano, che ha trionfato grazie alla sua crescita straordinaria durante il serale, trasformandosi in una pop star che ha conquistato i cuori dei telespettatori. Con la fine di un'edizione, l'attenzione si sposta immediatamente alla successiva. I casting per la prossima stagione sono già aperti, alla ricerca dei nuovi talenti che animeranno la scuola più famosa d'Italia il prossimo autunno. Ma le sorprese non finiscono qui. Sembra che ci saranno cambiamenti significativi nella cattedra dei professori. Secondo indiscrezioni, Emanuello lascerà il suo ruolo dopo 2 anni per dedicarsi a nuovi progetti, mentre la sua compagna Giorgia prenderà le redini di Decimo Factor. C'è chi ipotizza che Emanuele potrebbe occuparsi delle coreografie proprio nel talent di Sky 1. Ma le voci più interessanti riguardano il possibile sostituto di Emanuele, Elena Damario, ex allieva del 2010 e attuale membro del corpo di ballo di Amici. Maria De Filippi potrebbe aver individuato in lei la persona ideale per questo ruolo, data la sua lunga esperienza e il suo contributo alle coreografie degli allievi. Tuttavia la notizia ha diviso i fan, molti temono che Elena, considerata troppo protettiva verso gli studenti, possa creare tensioni simili a quelle avute in passato con Alessandra Celentano. Non resta quindi da vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le novità della prossima edizione di Amici. Continua a seguirci per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!